Pronto? Fabri. Ma chi è? Ma chi sei? Fabrizio, ma chi sei te? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei? Oh? Ma chi hai chiamato? Oh, oh, ma chi hai chiamato? Ma hai chiamato tu, hai chiamato? Ma che cazzo dici? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma che vuoi? Ma chi sei, Cruciani? Portacci tu, vabbè. Ma che stava in diretta? Tutti deficienti in diretta. Scusa, ma volevo una tua opinione sul senegalese. No, un tuo opinione. Editoriale sul Posso senegalese. Posso dirti l'opinione, però no. Dai, un tuo editoriale. No, io non lo voglio sentire. No, io lo voglio sentire. Ma no, ma che senso ha? Io lo voglio sentire. Neri, cioè, Fabrizio, no, dimmi quello che pensi questo. Questo sicuramente sarà definito un pazzo, sarà definito una persona che non è capace di intendere e di volere, ma però riesce a prepararsi tutto due giorni prima, compra la benzina, nonostante la polizia lo fermi, lui dà fuoco al bus ancora con i ragazzini sopra. Questo è uno che va preso a mozzi che hai coglioni. Ma no, scusa. Gente come lui va mozzicata. Peccato. Questo avviene in alcuni questa del mozzicare, diciamo, è una cosa che avviene. Scusa, la tecnica è una tortura. Gente, sì, infatti, loro vanno noi siamo una cosa diversa. Noi siamo la civile Europa. No, noi siamo dei coglioni in Europa. Forse non hai capito. E ci siamo rotti i coglioni. Per la presenza di personaggi come te, e certo, questo degrada qualunque cosa. La presenza di personaggi come te, Davide, questo distrugge qualunque cosa. Guarda che avere un mondo tutto rosa sarebbe bellissimo. Ma non è il rosa, mondo è pieno di vite la mignotta. Ma infatti questo chi lo mette in mezzo? Ecco, però la soluzione non dobbiamo perdere la nostra civiltà. La soluzione di mozzicare i coglioni è nuova. Spiegacelo un attimo, cosa vuol dire mozzicare? Tu lo impaleresti in piazza per dare l'esempio a questo senegalese? Cosa faresti concretamente? No, ma tu pensa se fosse stata tua figlia o tuoi figli? Tua figlia è nell'autobus. Cosa avresti fatto? Che razza tu tua figlia dentro la... Lo ammazzavo con le mie mani, lo spaccavo tutto, gli strappavo tutto. Uno che fa una cosa. Però oggi ha detto che l'ha fatto per non far arrivare gli africani qui. Vabbè, se lo sarà inventato questo qua oggi. Ma è un pazzo, questo è uno pilotato da questa gente. Pilotato da chi? Scusa, da chi è pilotato? Ma da bande senegalesi, da mafia senegalese. Ma da chi? Questi e quale sarebbe l'interesse? Sentiamo, quale sarebbe l'interesse? Proprio questo è il primo vero attentato che si è fatto in Italia, Questo è il primo vero attentato che non è andato a buon fine per un ragazzino e per l'intervento per un ragazzino egiziano. Che vuol dire questo? Perché magari è stato più sveglio dell'altro, perché questo abituato a stipire una mignotta che ha visto come si comportano i genitori ha fatto la telefonata. Ma no, adesso scusa, non ho capito, tu stai dicendo che siccome è abituato a vedere figli della mignotta. Pensa. Adesso stai ribaltando le cose, tu stai dicendo siccome sono egiziani, siccome sono così, sono dei figli della mignotta per definizione. Ma che cazzo vuol dire? Dai, No, io dico che sei semplicemente un razzistello, ma in termini guarda la mignotta. Qualche musulmano positivo ci sarà pure, io non l'ho mai incontrato. Tu non mai... tutti fidi della mignotta. Scusami, Fabri, l'altro giorno due musulmane sono state picchiate su un autobus perché indossavano un velo. Per te è giusto? Che indossino il velo? No, non è giusto, perché se io andassi a casa loro devo comportarmi come dicono loro. No, ma l'hanno picchiate sull'autobus, ti pare giusto che l'hanno picchiato, comunque aggredite o spinte fuori dall'autobus? Perché io non picchio nessuno, però a me piacerebbe che ci fosse una legge in Italia e venisse rispettata, nel senso che qui in Italia si gira liberi, senza veli, senza ostentazioni della religione, perché questi ostentano questi vestiti poi far capire che sono musulmani diversi. Comunque secondo te questo qua va preso, questo qua senegalese va preso e giustiziato? Questo va preso come esempio in pubblica piazza, esposto al pubblico ludibrio, e va percosso davanti a tutti. Ma come percosso, Fabri? Percosso a calci nei coglioni, ma forti. Sono imbarazzato per quello che dice. Sono proprio imbarazzato per quello che dice. Ma perché non sei imbarazzato? Al contrario, perché sono imbarazzato per gli abomini che sento. Imbarazzato. Sei abominevole. Sei l'uomo di Neanderthal. Sei uscito dai Flintstone, dal cartone animato i Flintstone. Davide, tu non ti rendi conto che la gente vuole tornare a 30 anni fa, quando era più normale la vita, quando non eravamo un paese invaso. Noi siamo stati sempre un paese ospitale, ora siamo un paese invaso da questi figli della mignotta. Invaso dalle scemenze. Siamo sommersi di sciocchezze. Lo sai che David oggi è praticamente avvolto dalla bandiera europea? David oggi è avvolto da una bandiera europea. Chi si è avvolto dalla bandiera europea? Parenzo è oggi avvolto dalla bandiera europea. Allora adesso
cerca di bruciare la bandiera europea, visto che ha non brucia nessuna bandiera. Ma figurati, è la sua bandiera, è la nostra bandiera, uniti nella diversità. È la bandiera di tutti noi, dell'Unione, della fine della guerra, questo è. Ma che cazzo dice, Davide? Che la guerra ce l'avemo dentro casa, ma tu sai che sei scemo. Io penso che tu sei proprio scemo. Ma tu hai la guerra tra quei due neuroni che c'hai dentro quel cervello lì? C'è una guerra tra quei due neuroni che non si riescono a mettere d'accordo neppure quei due. Davide, io sto a Milano, non ci può circo, ho parlato con un tassista. Che ha detto? Che è andato a scrivere la figlia a scuola, sì. Devono morire tutte e quattro i miei figli se ti dico un fio di bugia. Gli hanno chiesto, sei italiano? Sì, tua moglie italiana, tuo figlio è italiano. Lavori? Sì, c'è casa? Sì, allora te posto alla scuola comunale c'è, devi andare fuori. Qui stava la follia, siamo oltre la follia. Ma che balle, che balle. Ciao Fabri, ciao Fabri, ciao.